Ah, io sono Sixshot, il più sboranio dei robot. Io possiedo 6 forme diverse. Ah, sì? La faccio un po' vedere. Vuoi vedere? Ah, to, beccati questo. Ta-da! Uè, ovvero. È proprio bravo. E voi facci vedere che torno il robot. Robot, dici, eh? Ma certo, non c'è nessun problema. Ta-da! No, ecco, aspetta, dunque, diciamo... Ta-da! No, mannaggia, ma riprova, aspetta, ma... Ta-da! Riprova, aspetta, ma... Ta-da! Ma che cazzo, c'è troppe trasformazioni. Non so più tornare robot. Come ogni buona video recensione merita, andiamo a fare il veloce esame della scatola. Questo è il fronte con ancora, come troviamo negli scaffali. Qua ovviamente nel retro le varie modalità con le varie differenze. Voyager Deluxe Leader, qui è appunto questo, un altro è un leader con la particolarità non solo della tecnologia di Masters, ma ovviamente è il nostro Sixshot, quindi le 6 diverse modalità. Vedremo quanto saranno riusciti bene a differenziare. Questo è il lato della scatola e in fondo. Già da qui possiamo intuire all'interno il design di questo Sixshot che... Allora, il Sixshot va preso soprattutto in questa classe bella grandona, bella gigante di leader, a prescindere. Tuttavia, la sua forma squadratosa mi ha subito messo qualche perplessità, in particolare per il discorso del design sblocchettoso, che può andare bene se si vuole avvicinare a una certa fedeltà, se vogliamo, di giocattoli G1, ma se si è visto prima la versione del Hexatron, ovvero quella della Mastermind Creation, ci si è fatto l'occhio forse troppo bene, e questo risulta un po' da risettare un attimo i parametri. Però non è detto, e magari alla fine questo, nelle varie sue modalità e nel design generale, convince di più. Bisogna andarlo per forza a spacchettare ed esaminare. Anche qui ovviamente andiamo a togliere dalla scatola, proprio come se lo faceste voi direttamente portandovi a casa questo soggetto. Eccolo qua, lo vediamo meglio da questa configurazione qui, il soggetto, la carta là di dietro e i due cannoni tipici delle sue armi principali. Adesso bisogna proprio liberarlo. Prima che ci dimentichiamo, all'interno ovviamente il super manualone con tutte le istruzioni e le trasformazioni del caso, veramente ce n'è aiuto, perché ovviamente viste tutte le trasformazioni, la modalità di cui dopo parleremo, di possibilità di agganciamento anche con altre modalità base, che tristezza, e la card ufficiale di questo Sixshot in versione Titans Return, che sono molto curioso di andare a vedere anche come e se avrà un'interpretazione nei vari fumetti della IDV, molto molto curioso. Qui abbiamo i suoi valori, che come vediamo, ecco, non era molto veloce, anche se secondo me è una cazzata, perché se questa è la velocità si ferma a 4 e lui, essendo un ninja e avendo anche la possibilità di raggiungere alcune forme molto propulsive, per me è una mezza cazzata. Ma lo sappiamo che anche qui i giudizi a volte vengono dati un po' così a bla 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 bla. Però insomma vediamo che con l'aggiunta del Headmaster diventa bello stracazzuto con tutti i valori. Bene, ed ecco qua finalmente amici Sixshot nella sua prima versione, quella ovviamente robotica. Partiamo da qui perché il tour delle sue varie trasformazioni è giusto cominciarlo e finirlo con la versione robotica, così come anche viene illustrato nelle istruzioni. Sixshot innanzitutto, finalmente Hasbro e Takara si sono decise a riprodurre uno degli esemplari più interessanti di tutta la G1, perché al di fuori di quelli che sono i Combiner, finalmente rivisitati nella scorsa serie, Combiner Wars, con questa Titans Return finalmente abbiamo il nostro sestupla trasformazione, che poi come vedremo è persino sette trasformazioni, e i soggetti con così tante trasformazioni non sono stati tante volte interpretati. Infatti, a parte le reissue, Sixshot
non aveva queste sue grosse alternative. Quindi ben felice che l'abbiano recepito. Sulle linee, sulla qualità, allora alcuni aspetti generali sono da rimarcare già da adesso, poi vedremo le linee in generale, soprattutto questa forma robotica, le riprenderò nel finale. In termini generali la verniciatura è abbastanza buona, i dettagli scolpiti sono tanti, come si può vedere anche nelle ali, diversi dettagli scolpiti e questo fa molto piacere. Le gambe forse, sebbene scolpite e variegate, sono forse un filo meno, anche perché hanno poi per la trasformazione questa parte un po' bucosa qua di dietro. Le ali moventi nelle varie forme interessanti e utili. E le vernici, come dicevo, piuttosto buone. La colorazione rispetta bene l'originale, è un pro e un difetto. La colorazione in generale non mi ha mai esaltato, devo ammettere che in questa di nuova interpretazione forse uno di quegli aspetti che così mi toglie un filo, sebbene sia originale, ribadisco, il verdino mare con il viola, il bianco, il nero, però gli manca secondo me qualche spinta anche sotto il profilo dei colori. Ribadisco, poi uno li vuole ovviamente fedeli e quindi si utilizzano questi. Ecco, il difetto principale, che come vedremo poi anche in altre forme, è a mio avviso il fatto dell'utilizzo degli sticker, che per carità, qui con queste cromature davanti che gli danno l'effetto silver, anche qui, ecco, però in tutte le disposizioni qui non hanno una sensatezza corrispettiva alla forma dell'ala. Cioè di qua ancora, però vedete come qui va a sovrapporsi alle linee e non è che effettivamente mettendolo spostato abbiano sbagliato, no, in tutte anche le recensioni che ho visto effettivamente lo sticker è applicato così e così dicasi anche in questa gamma, con questo sticker sottile che sicuramente, ribadisco, aggiunge un po' di profondità ma va a inflagrarsi in mezzo alle linee così non sono riuscito a capire come mai questa progettazione degli sticker così approssimativa. Per il resto, peccato, forse qualche dettaglio in più che spezzasse, come questo rosso qui nelle braccia, ci sarebbe stato, però tutto sommato, via. A parte il difetto degli stickers, non mi sento di muovere, e come vedremo, parleremo dopo magari delle armi, non mi sento di muovere difetti particolarmente esosi a questo modello. È anche questo un modello della linea Titan Returns, quindi ovviamente, come vediamo, ha la sua testa che diventa a sua volta robot LED Masters. Ecco, questo notiamo nella testa, se riesco a inquadrarvela, che c'è il simbolo, per chi mastica un po' più di voi, di Majo, del 6 in giapponese, ovviamente a ricordare le sue 6 trasformazioni, che appunto ribadiamolo sempre qua, praticamente sono 7. Tutto questo, andiamo a vedere subito, che così ci togliamo il pensiero, LED Master. Estraendolo, eccolo qui, come dicevamo, questo 6 scolpito. E ecco anche qui questo uso un po' sporcaccioso dei stickers per gli occhi era difficile, qui ovviamente sarebbe stato anzi impossibile fare con un effetto lucido degli occhi rossi con plastiche magari anche trasparenti, perché ovviamente dietro c'è il robot, però insomma non mi ha convinto del tutto. È penetrante il colore, ma l'adesività un po' sporcacciosa non mi piace al 100% come qualità. Ovviamente il nostro revolver ha questo classico stile come degli altri Headmaster, vedete, con ovviamente la mobilità massima che ha di queste braccine che fanno appena anche un po' in fuori, in mezzo quasi ball joint, ma di poco, e ovviamente le gambe che hanno questa doppia, anche per le sedute che vedremo dopo, snodabilità. Anche qui il colore verdognolo così non mi esalta, ma non poteva essere altrimenti. Questo lo possiamo comunque mettere da parte per il momento, perché nelle trasformazioni lo potremo anche lasciare lì all'interno, ma come vedremo per sistemarlo poi nelle varie configurazioni tanto vale tenerlo fuori. Direi che la caratterizzazione principale del personaggio alla trasformazione, quindi senza indugi procederei con questa, soprattutto a esaminare tutte le varie forme. Come detto, procediamo in ordine, quindi prima cosa da fare è metter via la testa. Apriamo, la giriamo, la tiriamo giù
Questi li mettiamo in dritti per potersi inserire correttamente, come vedete, lì dentro. E chiudiamo. Andiamo a girare, in questo caso, le ruote. Prendiamo questi cingoli attaccati qui con questa levetta e li spostiamo in avanti, tirandoli su e facendoli andare nel peg qui davanti, che li tiene fermi qua. Togliamo giusto le armi per il momento, ruotiamo i cingoli per averli disposti in fila così, mettiamo via i pugni ed estendiamo le braccia. Dopodiché le ali le distendiamo in questo modo e le portiamo giù, dove vedete questo peg qui andrà a infilarsi saldamente, molto saldamente, con uno scatto qui e qui. E nelle gambe ovviamente i piedi li tiriamo su, dietro poi i piedi li tiriamo in fuori, che faranno da tipo cannoni, e tiriamo in avanti le gambe, che purtroppo, ecco, questo è il difetto di questa forma qui, non si connettono tra di loro assieme, non si congiungono, ma rimangono separate. Quindi le mettiamo in su e dietro c'è questo appunto connotazione della trasformazione. Bisogna portarlo così, in questo modo, e poi spostarlo indietro. Entrambi i casi, quindi anche qui, così. Prendiamo le due cose, le portiamo in avanti, dopodiché portiamo indietro le ali. Poi prendiamo le armi, vedete che c'è questo pezzo qui che si va a collegare lateralmente qua. Ed ecco qui la nostra prima modalità, ovvero il tank mode o carro armato. In realtà è un po' interpretabile, perché non è proprio un vero carro armato normale, è un sarebbe tipo un lancia missili, però ha i cannoni al posto dei missili. Sì, diciamo che come carro armato è una forma un po' prototipale, interessante. Sotto a queste rotelline molto minute, però, che dire che rotino bene, a livello di posabilità forse questa forma qui ha più di alcuni difetti. Non stanno assieme le gambe, non si fermano qui le braccia, quindi mantenute così, e quindi la stessa modo in cui si fissano per dare la corretta rotabilità generale è labile, quindi difficilmente nelle superfici roterà con una certa determinazione. Tuttavia la forma generale la trovo comunque bella e originale. Sicuramente è quasi più un overcraft carro armato che non un carro armato in sé, con queste gomme messe così lateralmente, anche se poi appunto non moldati perfettamente ai suoi cingoli. Come vedremo nelle varie forme, questi cannoni che non mi piacciono, l'ho anticipato già in generale, però connotano meglio un po' tutte le varie forme, aggiungendo un po' quella caratterizzazione che non pone più di tanti dubbi al tipo di modalità e al tipo di purpose che ogni singola trasformazione ha. Qui teoricamente uno potrebbe tenere anche le ali un po' così e farlo un idrocarro armato volante, ibridarlo come vuole, però ovviamente la sua forma ufficiale è questa. Non è male come forma alternativa, nonostante i suoi difetti ha la sua originalità che me lo fa piacere. Pertanto io a questa forma in termini generali darei anche un 8... 7,5, 8, ma sì, un 8 mi sento di darlo, perché voglio premiare l'originalità in questo caso. E non dimenticavo ovviamente il nostro Titan Master, che ha questa bella cabina in plastica trasparente, e possiamo andarlo a inserire qui. Ecco qua, vedete, si infila benissimo e in qualche modo si può provare anche a intravederlo all'interno. Dicevo, come vedete, si esaltano anche i particolari che poi messi apposta per queste forme. Dettagliatissima questa parte qui a livello di mold, questa parte qui laterale, qui le ali. Quindi
Comunque le qualità le mette in mostra anche nelle altre forme. Adesso, come vedremo, forse non tutte, ma come dico, questa mi ha soddisfatto, nonostante purtroppo qualche piccolo difettuccio di progettazione, a mio avviso, che poteva essere colmato. Però la potenza di fuoco c'è, mi piace, cannone, sottocannone, cannoni sopra, lanciamissili, quello che è. Bella, bella immaginazione, il Titan Master ben inserito, mi piace. Bene, questo è tutto direi per quanto riguarda la prima trasformazione. Adesso passiamo alla seconda, tiriamo fuori il nostro Mino, togliamo questi innanzitutto. Allora, da questa formazione, prima di tutto, tiriamo le gambe giù e le fissiamo in questa posizione qui. Le ali le spostiamo adesso, per il momento le tiriamo su qua così. Poi le due braccia, giriamo le ruote all'interno così, e queste braccia hanno questa disposizione che è anche rotabile, e poi le portiamo in giù così. Quindi altrettanto di qua e portate in giù. Facciamo scattare rientrando in dentro la parte di cingolo e la portiamo sopra, anche altrettanto di qua. Poi qui apriamo, tiriamo fuori di nuovo le alette e richiudiamo. Invece tiriamo giù le ali e le rifissiamo con il clac del peg che si inserisce. Poi qui nelle gambe andiamo a ruotarle così, in questo modo. Dopodiché qui questo pezzo muta un po' il tipo di trasformazione anche da quello che avevamo visto nei Combiner Wars, quindi fa scivolare in avanti e sotto la gamba, anche di qua. E finalmente qui abbiamo la possibilità, con i peg collegati, di poter unire le due sezioni in maniera compatta, e qui decisamente, soprattutto in questa forma, ci voleva. Qui le parti davanti vanno a richiudersi così internamente, bisogna sempre cercare di indovinare quale incastrare per primo, perché uno si infila meglio dell'altro per primo, per avere questa bella fase liscia davanti. E infine portare avanti queste parti ruotando questa parte qui di qua e questa parte qui di qua, a fare la punta e a loro volta congiungerle per fare una sezione del jet davanti bella solida e forte. Questi poi li potete sistemare un po' come volete. In questi vanno abbastanza indietro, perché poi di nuovo determinano un po', per fare una cosa simmetrica, automaticamente l'angolazione delle più corretta, diciamo così, delle ali. Anche se poi potete decidere un po' voi come tenerle. Di nuovo, purtroppo, il piccolo difetto: queste parti qui non fissate bene, un po' molli, lasciate un po' così, che quando li maneggiate magari possono scappare. Fisse questa parte qua delle gambe, che sono diventate la punta di questo nostro jet mode. Vedete, bello simmetrico, sinuoso, ed è sicuramente, ve lo spoilerò già, la mia forma da sempre un po', e anche in questo caso, preferita di Six Shot. Ma perché, essendo un'astronave, può avere forme più fantasiose, quindi più coerenti da un certo punto di vista. Qui ha queste due parti che simulano in qualche modo probabilmente i propulsori posteriori, e le armi, una bella forma alare e ovviamente ad ogiva penetrante come al solito, bella fluida in un certo modo, con questa parte liscia, poi l'hanno fatta così lucida, che mi piace molto qui davanti. Bella ancora la riproduzione intelligente della cabina una seconda volta, anche se in questo caso più piccola per rimanere un po' in proporzione, quindi ovviamente l'headmaster dove lo fichiamo, quindi non lo ficheremo sicuramente lì, ma se vogliamo in qualche modo contenerlo, possiamo andare a togliere la testa da qua, e in questo modo il nostro headmaster può andare a farsi intravedere praticamente lì. Non è che sia questa gran idea, un po' anche perché in questo modo questa forma un po' testa fuori non viene fuori, quindi vabbè, però è quello che è in questa forma che, come ribadisco, dimenticavo, c'è anche il carrellino per tenerla ben in posizione. Questa forma che, come ribadisco, per me è sicuramente la più indovinata.
Qua sopra forse un po' sempre di casino in generale, perché ovviamente le parti che si accomunano a tante cose, però quella che anche giustifica meglio le ali, che tra l'altro appunto come ho detto uno può decidere di fargli fare il classico gioco delle avi a penetrazione diversificata, a seconda di così, pure più, cioè dopo X-Wing o qualsiasi forma voi vogliate dargli. Ecco, questo dà un po' noia, questa fase qui delle cose che si staccano spesso, diventano un po' da gestire. Però per il resto, anche da vedere, sinuosamente, è quella che mi piace di più. Pertanto, a questa forma, no, mi sento di dargli anche un bel 9, perché considerate le varie, i vari compromessi a cui deve sottostare per le sue trasformazioni e quant'altro, è una forma alternativa che io reputo soddisfacente e intrigante allo stesso modo. Bene, quindi tornando subito alla prossima trasformazione, le prime cose, avendo tolto già il Titan Master, andiamo a rificare dentro la nostra testolona e le alette. Ecco, state attenti quando le andate a riporre per non andare a rovinarle troppo con lo strisciamento. Togliamo ovviamente i cannoni come al solito. Nella parte qua davanti rimane unita, si staccano queste e si va a tornare a ruotarle per fare in modo che tornino nella posizione così a fianco, e così per fare questa bella forma piatta davanti. Girando già intravediamo il tipo di caratterizzazione da vehicle mode che avrà, questi vengono in fuori. Dopodiché stacchiamo ancora le ali e andiamo a riporre questi cingoli qui, così, e altrettanto da quest'altra parte. Una parte cui stare attenti, qui ruotiamo in fuori entrambe le ruote e le mettiamo così, ricordandoci anche di estendere bene le braccia qui, che poi il peg dovrà andarsi a inserire in questo buco qui lateralmente. Rimettiamo a posto le ali e le portiamo avanti per dare compattezza a questa che, come vediamo, è una Jeep. Tra l'altro qui questa parte, pur togliendo aerodinamica, deve venire in fuori per dare questa sorta di conformazione sopra d'antenna di perché, e questa è la Jeep. Questa volta sì, ben rollante, con questi bei ruotoni, come possiamo ben vedere, rolla come si deve. Una conformazione particolare di Jeep, una forma compatta, futuristica, quasi da Jeep marziana, con questi cannoni o mezze tenaglie quasi davanti, però è una forma che ruola propriamente, e come avete già visto gli dona anche una parte dedicata al nostro Headmaster per potersi sistemare e guidare. Quindi forse una delle forme più giocose dal punto di vista della playabilità, per la rotabilità e per il fatto come si sistema l'Headmaster. Come forma generale non mi esalta, sì, può dirsi più che totalmente riuscito, può dirsi un design, ecco, strano, originale magari, ecco, sì. Però ha comunque questa sua coerenza, questa sua geometria, non c'è ogivicità, ma tamugnaggine, strong. È compatta, funzionale ed in mezzo alle altre forme posso quasi dire che ha il suo perché. Sicuramente di nuovo è anche merito dei tanti dettagli scolpiti che torniamo a far vedere anche sulle ali e su tutte le altre parti del corpo. Ah, tra l'altro qui, come vediamo, parte che nelle ali, in particolare in queste conformazioni qui, può avere queste rampe che qui non ci sono, perché sono quelle rampe che si collegano agli Headmaster con la tripla trasformazione anche in base, tipo l'Optimus Prime classe, non mi ricordo se Leader o Voyager, comunque, e Blaster ad esempio, che quindi, come abbiamo visto nella recensione di Fortress Maximus, hanno la possibilità di attaccarsi, aggiungono appunto playability, ma cose abbastanza astruse in questo caso. Dimenticavo però le sue arme, che possono essere inserite qui
e gli danno ovviamente maggior tamugnaggine e potenza di fuoco, così ci siamo meglio, no? Direi decisamente. Anche da dietro ha il suo perché, sempre con questi dettagli che gli danno una giusta conformazione. Sì, se non fosse per un po' questa cabina rivolta al contrario, che quasi può anche sostituirsi in versione alternativa, in questo caso volessimo farlo guidare da quest'altra parte, andiamo, anche lui può anche mettersi, se vogliamo, così, e perché no, aggiungiamo anche qui fantasia. Cannoni possiamo metterli invece così, in questo modo, se vi interessa avere due fucili davanti, due cannoni spianati davanti invece che quali. Per me ha più senso che non così rimanere nella forma compatta dei cannoni a lato, però c'è anche questa versione se voi volete. Mi piace più questa compattezza che gli dà in questo Jeep Mode o Car Mode, o come vogliamo chiamarlo. A questa modalità, in generale, per le sue caratteristiche, mi sento di dargli tutto sommato un 7, perché ci sta, non è super esaltante, ma ha delle discrete connotazioni. E vorrei andare a vedere la prossima trasformazione. Bene, adesso è giunto il momento di passare alla prossima trasformazione, quindi già sospiro, ma del resto procediamo. Allora, vabbè, togliamo come solito i cannoni, si parte qui mettendo qua, la parte così, tiriamo di nuovo su le ali per il momento, stacchiamo le braccia, portiamo su, le ruotiamo, le reinseriamo così e tiriamo fuori lo zampino. Quindi di qua tiriamo su, ruotiamo, reincastriamo e tiriamo fuori lo zampino. Ma non avete ancora visto il bello. Infatti il bello viene qua, spostiamo questi qui così, disgiungiamo le gambe che ogni tanto si incastrano in questo peg qua, ok. Dopodiché facciamo il solito movimento della gamba, anche di qua, tiriamo in su così, pieghiamo e pieghiamo in questo modo le gambe, ecco qui. Voi crederete che adesso ci sia un qualche sviluppo nella disposizione di questo bestio, magari, però forse se le lasciamo lunghe è anche meglio. Comunque, che lo vogliate lungo o meno, questo è con le zampe dietro. Dicevo, con queste zampe dietro qui voi crederete che ci sia una qualche predisposizione migliore per cui mettere, con cui posarle. No, rimane proprio tutto così. Aggiungiamo solo, unendo i due cannoni, la nostra coda, che puoi chiamarla coda dopo che abbiamo visto altre recensioni di, ad esempio, dei componenti di Predaking della TFC. Ecco, non è proprio la coda che vi aspettereste. Comunque, questa è la forma di lupo, Wolf Mode. E per quanto davanti posso ancora insomma avere una parvenza interessante o decente, gli possiamo, ecco, torna in questa posizione, questa volta utile per far scomparire il buco qua nella testa, il nostro revolver, che comunque potrei mettere, se proprio volessi farmi del male esteticamente, posizionarlo dietro, a cannoneggiare appunto dalla sua coda del lupo. Oppure andarlo appunto ad inserire qua per riempire il buco sopra. Ecco, quindi questa è la versione migliore possibile di questo lupo. Io gli manterrei queste cose un po' più appunto allungate, perché sennò ulteriormente, come abbiamo visto,
accentueremo questa scabrosità veramente inaccettabile delle gambe dietro, cioè sembra che abbia la patologia delle anche lì, dei cani, dei lupi, quindi lasciamo perdere. Come hanno realizzato questa forma di lupo è veramente, veramente imbarazzante, anche a livello di posabilità, che sì, qui ha le sue zampe che si muovono e in qualche modo possono anche eventualmente mettersi così, ma è imbarazzante. Sarebbe anche un bel lupo volante dalla quasi metà in avanti, e dietro è indefinibile, non hanno fatto nulla per poterlo anche solamente posare in qualche modo. Davanti il dettaglio c'era, anche la bocca apribile con i dettagli di dentozzi dentro la bocca, però è veramente poca cosa rispetto allo scempio che vi farà sì che non lo vorrete mai tenere in questa modalità. È veramente la modalità, a mio avviso, più orribile, indecifrabile, imposabile e inguardabile, a mio avviso. Potete guardare un po' da tutte le prospettive che volete, ma non ho parole, veramente. Se da qui in avanti posso dargli un 6,5, da qui indietro è un 2, praticamente. Quindi, in più in generale, come voto a questa modalità, direi che, proprio essendo massimamente generosi, a più di un 3,5, volendogli mettere un lupo con le ali, la parte davanti che ha qualche dettaglio pure inserito e che per qualche forma di immaginazione può ancora fare al caso, 3,5 può arrivare, ma non di più, decisamente. Vabbè, ok, dai, vediamo ormai di nascondere per quanto possibile questo scempio, che andiamo subito a trasformare. Allora, chiudiamo qui la bocca, tiriamo su la testa e vediamo che c'è questo pel qui che andrà nelle rispettive ali, quindi tirare su queste ali in modo tale che si vada a incastrare correttamente. Ecco qui, la testa incastrata praticamente tra le due ali. Dopodiché vado nel frattempo a mettere un attimo dritte le gambe. Le braccia devo girare queste. Poi farlo uscire fuori, venire in giù, in dentro le zampotte. Poi tirarlo in giù così e così. Tirare in fuori questi e girare le gambe mettendole assieme. Dopodiché mettiamo questo, che hanno questo spazio qui sotto il cannone qui davanti, così, ed ecco a voi, cari signori, quello che la trasformazione ufficiale definisce come submarine mode, ovvero modalità sottomarino. Oppure lo volessimo vedere starship mode, un'astronave, ma non so quale tra le due sia la peggiore interpretazione. Non convince molto, direi, in questa modalità. E tra l'altro, oltre a non convincere come forma, ha anche qualche difetto. Adesso vedremo esattamente dove. Vederci un sottomarino qui, sì, nel mondo Transformer un po' tutto è possibile. Le forme futuristiche con questi cannoni davanti, questa pinna a questo punto. Però diciamo che, volendoci mettere tanta fantasia, più di un 6, ma per me anche un 5,5 in realtà, questa tipologia di modalità non mi va oltre. Anzi, direi 5,5. Perché? Perché vi vado a mostrare il difetto, che è principalmente questo, cioè il fatto che non sta in piano. Questi ratchet qui non sostengono, e se io li metto così dopo diventa troppo in alto, e se li metto in piano non stanno abbastanza, cioè devo proprio appoggiarlo per farlo stare un po' in piano, e questo a me non garba. Ma ovviamente voi tutti esperti Transformers, che già magari avete visto che cosa combina questo soggetto, la vera modalità che qui vi mostriamo è capovolta. Infatti la vera modalità di questo soggetto è questa, ovvero la modalità pistola. Tra l'altro quasi ci starebbe anche quello come grilletto se l'avessero fatto più indietro, ma non l'hanno fatto e quindi facciamo finta che sia il grilletto qua. Questa è la vera modalità di questo soggetto, questa è la modalità pistola, che poi magari anche come pistola non sia tutto questo perfettume e sia solo abbozzata, soprattutto da alcune angolazioni, è un altro discorso. Però molto meglio immaginare
una pistola, questa alla tipica pistola futuristica che era dell'originale, così che non la modalità submarine, yellow, anzi green submarine in questo caso. Anche qui però purtroppo c'è nella modalità pistola, a maggior ragione, il fatto che sì, forse sta un po' più quasi sembrando dritta così, però dà comunque fastidio che non sia perfettamente stabile. Però mi piace molto di più così che non il contrario. E del resto è molto bello, anche pensando all'Exatron, al suo personaggio e ai tempi della G1, in cui i personaggi che prendevano la forma di pistola sparante erano una cosa figosa, mentre adesso nei giocattoli di oggi la tendono a eliminare, proprio perché probabilmente non hanno così problemi di dare un'età consigliata al gioco diversa, oppure dopo un immaginario che, non so, negli Stati Uniti non garba troppo fare delle robe che hanno forma di pistola, vai a capire, che danno dei problemi o meno. Comunque questo è, alla fine c'è, se vogliamo vedercela questa modalità, anche se non è rappresentata nelle istruzioni ufficiali. Però insomma sappiatelo che avete questa settima, ok, a questo punto, questa o questa, quale che sia, la settima trasformazione disponibile, cioè più che trasformazione, in questo caso ovviamente versione. Peccato solo per il difetto, perché se in questa versione, come dicevo, massimo 5,5, perché comunque un po' di potere di fuoco, un po' di forma da qualche parte, per anche la qualità tipica, ribadisco, del modello ce l'ha, in pistola sicuramente, per quanto anche evoca il modello originale, un 8 glielo voglio dare. È chiaro che di più si poteva forse fare anche in questo caso, per spingersi, anche se qui le motivazioni in modalità, diciamo, Hasbro Takara giocattolo sono quelle che sono. Chissà, forse magari, non so se c'è la versione già Takara ufficializzata o meno, magari loro non vanno tanto per il sottile e la fanno un po' più esplicita come modalità pistola, chi lo sa. Bene, niente, quindi direi di ritornare a questo punto in forma robotica per fare le ultime considerazioni finali e generali su questo Six Shot. Quindi torniamo a noi e andiamo a concludere ormai il tour di queste 6 o 7 modalità che abbiamo visto. Quindi andiamo a staccare le zampette, far andare indietro queste, tirare fuori queste altre, giriamo le gambe, a questo punto dobbiamo tirare su qua, tirare in fuori le rotelline, qua di dietro liberare la testa, e prima di rinfoderarla ricordiamoci di tirare fuori il testino qua, ok, mettiamo qua, ecco, vediamo già sti mannaggia di stickers, a forza di manovrarlo si stanno già staccando, mannaggia gli adesivi, ho sempre detto io che era metterci un punto di colla. Qua andiamo a tirar fuori la nostra testina e a rinfilarci il nostro Headmaster, molto semplice. In questi passaggi effettivamente anche le trasformazioni non posso che dirmi, per quante ce ne sono, felice per come hanno reso i vari passaggi. Forse l'unica un po' qui nelle gambe, un filo non precisissima, però come passaggi, a parte questo, direi che sono piuttosto felice. Quello che invece, come abbiamo visto, si evidenzia, secondo me manca, è il fatto che manca, a livello di progettazione delle trasformazioni, la possibilità di fermare, unire le gambe, i pezzi quando devono stare compatti, e a volte sono un po' troppo ballonzolanti. Quindi il difetto che mi sento eventualmente di segnalare in merito alle trasformazioni è questo. Torniamo a noi, robot mode, tanti particolari lo vediamo anche nel suo robot mode, ma come ho detto, in parte la sua colorazione originale, che qui purtroppo, ribadisco, non riuscirete a cogliere del tutto, anche se ovviamente ci sta molto più questa qui verde, azzurrina, acquina, che non quella che magari voi vedrete più verde erba in video, ma detto questo comunque non è quella colorazione che mi esalta a mio avviso il modello. Qua cominciano a partire adesivi da ogni dove, benissimo, quando sono gli adesivi a dare quel più in termini di dettagli, ecco che poi vengono fuori le magagne, sempre detto, infatti anche gli adesivi che mi hanno dato con certi set, mi sa che faccio bene a continuare a non
attaccarli. Qua, perché ho rimesso dentro le alette, sono scemo io. Ecco qua, gli danno un ulteriore dettaglio qua davanti. Che poi anche queste, teoricamente, dovrebbero stare circa un po' più larghe. Però larghe dopo si appiattiscono troppo. E a metà non è che ci stiano proprio, bisogna un attimo tenercele. Perché se stessero così, poi l'hanno fatto apposta, sembrerebbe, credo, per farci passare un po' il braccio senza ostruire troppo. Vabbè, non sto neanche a sperimentare troppo, glielo lasciamo un attimo così. Il nostro bel ninja, dalle 6 o 7 trasformazioni, è ricreato qui ninja in parte, un po' con questa sua testa, come abbiamo visto anche sotto, con una mezza bandana col colore, con il simbolo del 6, ha queste sue belle ali dietro. L'unica cosa, da quando l'ho visto, dall'inizio, da quando ho visto, quando già è arrivato in scatola, questo design, soprattutto questo dal davanti, così molto squadratoso, molto... Allora, farà follie chi è adoratore del design G1, soprattutto dei giocattoli, ma io che invece adoro l'ammodernamento dei design, dei robot, pur mantenendo, diciamo, alcune caratteristiche, diciamo, di fedeltà, qui già rispetto all'Exatron, che continua a pervadermi la memoria, sebbene non ve lo abbia ancora spupazzato, non posso che rimandare a tutti quei dettagli, quelle suppellette lì moderne, quegli sfrangiolamenti che proprio danno immediatamente l'idea di un robot più moderno. Poi è una cosa che può piacere o non piacere, può essere più tamarro, qui può essere più semplice, la semplicità a volte anche questa è un dono, lo sappiamo, però in questo caso non so, c'è quel che non mi sconfiffera fino in fondo, in parte poi anche dietro questa gravosità delle zampe un po' dietro vuote, in forma robot. Per quanto riguarda, c'è qualche mix di aspetti che mi abbassano un po' il voto. Andiamo però a fare come al solito la nostra comparativa delle taglie. Qui gli mettiamo il piccolo Legend a fianco, un Deluxe classico della Combiner Wars, che è più o meno la metà, un Menasor Voyager, comincia ad avvicinarglisi, e poi quello che dovrebbe essere all'incirca, anche se di una serie prima, il Leader Megatron. Diciamo che più o meno effettivamente come altezza ci siamo, siamo lì. Forse Megatron con la testa arriva un... ma no, siamo lì adesso perché è un po' più avanti, lo vedete un po' più avanti, ma... siamo davvero lì, molto molto simili, del resto la classe è la medesima. Mettiamogli vicino anche un combiner gigantesco, giusto per dare qualche altra impressione in più. Come vedete, qui siamo un po' fuori scala rispetto a questi combiner, perché lui era grandicello, ma sicuramente non a livello di un intero combiner. Bisogna prendere magari un'altra categoria di combiners per poter dare una rappresentazione già, anche se non ancora forse del tutto reale, già più... con più senso. Per chi invece mastica come al solito di Gundam, una comparazione con un 1-100, questa è più o meno l'altezza di un leader di questa classe qui. In definitiva, quindi, questo Six Shot convince, o forse finalmente era ora che anche Hasbro, insomma, con le proprie linee ufficiali, tornasse a interpretare il soggetto, rinnovando ovviamente rispetto alla versione primigenia. Si è fatto abbastanza bene in alcune cose, si poteva fare meglio in altre. Per essere un leader, tutto sommato, la qualità generale c'è abbastanza. Per il costo, forse, ribadisco, qualcosa in più, considerata anche la larga scala su cui adesso quindi queste linee vengono abbastanza distribuite, si poteva fare. Bisogna capire che è un modello che si trasforma in 6 componenti e questo va, come dire, valorizzato. Ecco, sì, 6/7 con questa ufficiale o non ufficiale della pistola. Lo sappiamo che sono Transformers, quindi è un loro pregio, però tutto sommato va comunque ribadito che è difficile contemplare e rendere tutte le trasformazioni, tutte le versioni
alternative buone. Abbiamo detto la trasformazione, secondo me, generalmente tra i vari passaggi è buona, pochi punti incrinati, e considerate che sono veramente tante le trasformazioni, quindi quanto ci si può sbaghettare per raggiungere le varie versioni, è un giudizio secondo me positivo, quindi un 8,5 pieno per la trasformazione, o comunque le trasformazioni in questo caso. Il robot, come ho detto, sono costretto a limitare la mia votazione al 7,5 perché i difetti, unito all'estetica che a me personalmente, soprattutto votiamo questa, non convince appieno. Ah, e poi, cosa clamorosa, le armi. Sì, i due cannoni originali, ma in un esemplare così, così scarni, così mezzi aperti, un design un po' banalotto e sinceramente non curato, pur anche qui considerando che deve andare un po' a collimare le varie versioni, no, non mi basta, un soggetto così deve essere cazzuto anche dal punto di vista delle armi, non a caso poi ho integrato persino l'Hexatron, quindi anche le armi concorrono a far raggiungere a questo robot in versione robotica, questo Transformers, questo Sixshot in versione robotica, solamente 7,5 come voto. Per quanto riguarda invece le forme alternative, non posso altro che elogiarne soprattutto alcune che, come abbiamo visto, raggiungono anche voti alti. Sarebbe nella media più o meno tra riuscite e meno riuscite un 7,5-8 che vorrei dare, ma mi sento di premiare con un mezzo voto in più questo soggetto perché tante trasformazioni vanno, come detto, pesate. Avere tante possibilità, tante forme alternative aumenta, secondo me, il voto del valore di questo oggetto. Quindi per le versioni alternative, visto che sono addirittura, se vogliamo, 7, un bel 8,5 per questo soggetto. A mio avviso se lo merita tutto. Detto questo, direi che abbiamo un po' esaminato tutto quello che c'era da vedere su questo Sixshot. Come al solito, fatemi sapere cosa pensate, in base ai miei voti avete capito quali sono le mie versioni preferite, quali invece meno, magari voi votate quelle che ritenete le vostre preferite o al contrario di questa versione qui, le forme peggiori o migliori, e io nel frattempo vi ringrazio per la visione, vi saluto e direi che ci vedete ai prossimi video, se ovviamente magari vi iscrivete, e vi raccomando, anche se vi siete iscritti, ricordatevi il campanellino nel canale in giro dove lo trovate, se vi siete iscritti c'è anche il campanellino, dovete cliccare anche sul campanellino, grazie a YouTube che aggiunge sempre queste cose per incasinarci e far rendere ancora più incasinati i contatti tra noi e voi pubblico. Ci si vede in tal modo alla prossima video recensione. Un saluto anche questa volta da Viper. Ciao!